Intanto buongiorno a mister Vitaliano Buongiorno. Bonuccelli, ben ritrovato dopo che stavolta scorsa purtroppo non ci siamo potuti vedere, per colpa mia tra virgolette. Una settimana è passata, essa sempre di solito ottimista per natura. Poi l'allenatore deve essere sempre ottimista, ci mancherebbe anche per caricare e tenere su la corda a tutti i ragazzi, però devo farti i complimenti perché cioè, abbiamo intrapreso la via giusta, vittoria in casa, vittoria in trasferta, la prima della stagione, ed ora, come dice, arriva il bello perché bisogna continuare. Ha fatto due vittorie sofferte, due vittorie come se ne farà sicuramente altre. Siamo contenti dei risultati, le prestazioni, forse soprattutto col Poggibonsi abbiamo rischiato un pochino troppo nella fase di non possesso, però secondo me la fase di possesso l'abbiamo fatta bene. A Trestina noi siamo stati molto più equilibrati, molto cinici, magari non è che abbiamo offerto una prestazione esaltante, però abbiamo vinto, meritato, credo. E quindi andiamo avanti con grande fiducia. Domani affrontiamo una squadra molto giovane, una squadra che fa un ottimo calcio, molto organizzata. Dobbiamo cercare di far È una delle prevalere. sorprese del campionato. Stanno facendo risultati veramente importanti con una squadra, ripeto, molto giovane, una squadra che gioca al calcio. Noi dobbiamo cercare di domani di mettere in campo tutta la nostra fisicità, tutta la nostra forza anche fisica, perché sono una squadra forte, una squadra che gioca bene, magari la cosa che hanno è che gli manca magari qualche centimetro che noi dovremmo sfruttare anche sulle situazioni di palla ferma. Inizialmente l'italiano parlavamo dei tenori, dei quattro tenori con Mazziella, Ricomona, Rinaldini e Giussarini. Era il dilemma tuo iniziale, forse c'è sempre, è questo. Ma ora, visto anche la partita di domenica con la prova eccezionale di tutta la squadra, compreso Cretella arretrato, i problemi e la scelta di formazione aumentano? Aumentano sicuramente, nel grossetto è chiaro che i problemi ci sono sempre, sono tanti giocatori che meriterebbero di giocare, purtroppo non lo invento io, il regolamento prevede 11 giocatori iniziali, quindi dobbiamo essere tranquilli perché anche con i 5 cambi le partite si possono decidere anche in un secondo momento, quindi io credo che i ragazzi li ho visti tutti tranquilli, chiaramente chi gioca è sicuramente più contento, però domani guarderemo cosa fare, abbiamo in mente un paio di soluzioni e guardiamo di domani di mettere in pratica, speriamo la migliore. Non ti chiedo, e non è mio modo di disturbare, tra virgolette, gli amici e allenatori, però una certezza forse ci sarà dopo la squalifica, Schiaroli rientrerà. Cioè Ma è a Lorenzo disposizione, è chiaro. è a disposizione, credo di sì. Lorenzo è, diciamo, il nostro difensore virgolettato, non più esperto, però magari che fa il centrale da più tempo, quindi giocatore a cui rinunciamo malvolentieri. E quindi, però, insomma, ci sono tante soluzioni anche in difesa. Siamo al completo. Ci mancherà Picchi e Morelli che purtroppo saranno fuori per un bel po' di tempo. Il resto, guardiamo un po'. Io credo sono tutti a disposizione. Quindi, domani spero di scegliere la migliore formazione. Ho detto Schiaroli perché, per mio modo di vedere, è stato uno dei migliori giocatori, o quantomeno quelli che ha tenuto tutte le domeniche si è comportato per me alla grande. Ora, siccome domenica scorsa Cretella ha fatto un partitone nel suo ruolo, ma chiaramente dovrà ritornare nel suo ruolo naturale di centrocampo, Cretella. Vabbè, ci sono tante soluzioni, guardiamo domani come la migliore che crediamo sia, non la migliore, quella che crediamo sia la migliore e speriamo di fare una partita importante con l'equilibrio di Trestina e con una prestazione tecnica un pochino migliore perché, ripeto, domenica secondo me nella fase di costruzione, nella fase di pericolosità abbiamo fatto benino, non benissimo, quindi domani dobbiamo migliorare questa cosa mantenendo l'equilibrio di Trestina che contrariamente a Poggibonsi abbiamo veramente concesso poco. Grazie Vitaliano, in bocca al lupo, noi ci Grazie. vediamo domani. Ringrazio anche l'amico e collega Mario Spalletta per le riprese che ci ha fatto in questa Grazie a voi. intervista.